Amanda, è un po' tardi. Non smetti di lavorare? Tra poco, ho quasi finito. Il diametro dell'elica in relazione alla spinta statica. Sì. Non dovresti lavorare sui sistemi a iniezione? Non ho ancora i test della galleria del vento e questo mi diverte. Ti diverte? Sono un ingegnere aeronautico che ama il suo lavoro. Per questo sei la stella nascente della società. Ora, non ti allarmare. Howard ti vuole vedere. E ha mandato un messaggero? Qualsiasi cosa abbia in mente, non reagire. Ascoltalo. E non farti intimorire. Ora mi stai spaventando. Non è il caso. Ma è una cosa bella o brutta? Sei un ottimo ingegnere progettuale. Non hai niente di cui preoccuparti. Dove sono gli altri? A casa, credo. Prego. Buon compleanno, Amanda. Grazie. Ehi, buon compleanno. Elise! Allora, quanti sono? 16. Grazie per la torta. È stato un piacere. Spero di festeggiarne ancora altri insieme. Lo spero anch'io. Sai, gliel'ho detto, ma non mi ha dato retta. Elise, pranziamo insieme domani? Oh, ma certo, ma solo se mi lasci offrire. Non ti ho comprato niente per il compleanno. No, tranquilla. Brendan, se provi ancora a farmi uno scherzo, sono guai. Va bene. Dunque, come ti dicevo. Qui. Sono uscito prima. Perché non andiamo a cena? Così la festeggiata potrà bere tutto il vino che vuole. Mi piace questa cosa. Oh mio Dio, è bellissimo!
ma mi piace. Ti sta una meraviglia. È stupenda, grazie. Non c'è di che. Stai bene? Sì, sto bene. Hai l'aria un po' preoccupata. Ah, scusa. Ho tanti pensieri. Perché non andiamo a casa e ci distraiamo un po'? Che cosa hai in mente di fare? Apro il mio regalo. Il tuo regalo non è il tuo compleanno. Lo sarà. Sei consapevole, vero, che dovrai pagare per questo? Il mio credito? È esaurito. Ho un altro regalo. Phoenix? È un'opportunità fantastica. Mi offrono l'intero pacchetto. Mi raddoppiano lo stipendio, le provvigioni, altri bonus, insomma, tutto. È grandioso. Sono felice per te, Neil. Ma speravo fossi felice per noi. Che vuoi dire? Non vuoi venire con me? A Phoenix? Sì, a Phoenix. Credo che sia un'occasione splendida per te, ma tutti i miei progetti sono qui, alla Lonsdale. Ho lavorato sodo per arrivare dove sono. Non posso ricominciare da capo. La carriera è così importante per te? Come lo è per te. Hai ragione. Non è giusto che abbandoni i tuoi sogni per far avverare i miei. È solo che non voglio perderti, Amanda. Phoenix non è lontana. Mi dispiace tantissimo. Va bene così, e poi le relazioni a distanza funzionano. Decisamente, se è destino che deve andare, andrà. Giusto. Voglio dire, lo spero, ci tengo molto a Neil. Lo ami? Certo. Beh, allora questo basta. La distanza non conta. Sì. Senti, posso chiederti una cosa? Che cosa? Sta succedendo qualcosa tra te e Brendan? Che vuoi dire? Sai che voglio dire? Sì, qualcosa di veramente strepitoso. Ah, sono contenta per voi, ma capisci che questo lo è un... Lo so, è contro la nostra politica aziendale. Sì, tu collabori con lui. Credimi, lo so che è rischioso, che potrei perdere il posto, ma credo di essere innamorata di lui. E come... Com'è successo? Lavorando insieme, stando sempre a stretto contatto. Capito. Ho provato a resistere per tanto tempo. Ma l'attrazione è così forte. Alla fine ho ceduto. Allora provateci, ma siate discreti. Perché se me ne sono accorta io, se ne accorgeranno anche gli altri. Lo so. Hai intenzione di dirlo, Howard? Certo che no. Manterrò il segreto. Grazie. E con lei. Grazie. Prego. Grazie.
Ok, vuoi scusarti per aver dimenticato il mio compleanno? Ah, giusto, il tuo compleanno. Va bene, è vero, sono un pessimo fratello. Ma che dici? Entra. Allora, mi sono perso una grande festa. Se stai pensando a una di quelle feste con un sacco di amici, no. Sono andata a cena con Neil. Ah, come sta? Va a vivere a Phoenix. Wow. Siamo sulla stessa barca. Che è successo? Rebecca mi ha lasciato. Oh, Steven. Sì. Pensavo che funzionasse, ma... È recuperabile. Potete provare a chiarire, a venirvi incontro. Mi ha detto che intende fare le pratiche per il divorzio. C'è poco da chiarire. Ah. Ora arriva la parte in cui dici quanto odi Rebecca e che devo essere felice che sia fuori dalla mia vita. In realtà a me piaceva molto. Anche a me. Beh, me lo sono meritato, non la rendevo felice. Lei voleva un marito, non uno che lavora e basta. E così mi ha mandato via. Dove andrai? Solo finché non sistemo le cose. Ma certo. Ti adoro. Scusa, avrei bisogno di rinfrescarmi. Certo. Presumo che vorrai stare nella tua vecchia camera. Ovviamente, è il vantaggio di essere nella casa di mamma e papà. È come tornare bambini. Accidenti. È esattamente come quando eravamo piccoli. Hai lasciato tutto com'era. Sì. Non cambi mai, sei sempre una ragazzina. Papà avrebbe adorato questa stanza. Vuoi vedere un'altra cosa che avrebbe adorato? Questo è il mio bambino. 3 anni di lavoro ed eccolo qui. Ma che sto guardando? Ok, sai come invertono la spinta agli aerei per rallentare? Sì, mi fa emozionare ogni volta. Bene, ci sono diversi modi per farlo. Elica con passo variabile, poi con passo fisso, e poi c'è l'invertitore di spinta dove tutte le forze si invertono. Ecco, questi sono gli schermi protettivi standard nei jet, l'intelaiatura e i petali di fiori. Quello che ho progettato io ha un design completamente nuovo. Ho trovato il modo di deviare l'aria attraverso le turbine prima che bruci il carburante. Si chiama invertitore di spinta a flusso diretto. Potrei fingere di sapere di cosa stai parlando, ma non ne ho proprio idea. Devi solo sapere che se il mio progetto funziona, e credo che sarà così, sarebbe come aggiungere un migliaio di braccia a qualcuno che tira. E il tuo invertitore lo fa? In teoria, sì. Sembra piuttosto rivoluzionario. Vedremo. Devo prima costruirlo. Sai una cosa? È ottimo che io abbia preso tutta la bellezza dalla famiglia e tu tutta l'intelligenza. Che ci fai con un progetto così? Ti va di uscire? Certo. Ti mostro una cosa e poi ti porto a cena. Ah, sì, ben detto. Spero che sia vicino, sto morendo di fame. Non ti preoccupare, faremo presto. Dove ci troviamo? Alla Criterion Aerospace. Ah, sembra Emerald City. Per me lo è. Lonsdale è una consociata della Criterion. Questo potrebbe essere il mio prossimo step. Perché dovresti ambire a una cosa del genere? Risorse, successo, prestigio. Mettiamola così. Se lavoro alla Lonsdale e voglio i soldi per realizzare un progetto, devo prima venderlo alla Criterion. E loro possono decidere di assegnarlo a uno dei loro consociati oppure di appropriarsene. Io voglio stare in cima, non in fondo. Noi facciamo i progetti e la Criterion li realizza. Mia sorella, brillante e affamata di potere. Sono ancora agli inizi. Prima devo fare il mio dovere. Vuoi dire il progetto che mi hai mostrato? È quello il tuo dovere? Se ci riesco. Quanto ti manca? Poco. Dai, andiamo a mangiare. Hai detto che hai fame. Non immagini quanto. Andiamo. Thank you.
Bentornata. Grazie. Com'è andata, Phoenix? Sono felice di stare a casa. E se ti riferisci a Neil, è stato difficile, doloroso, onesto. Siamo ufficialmente solo buoni amici. Mi dispiace. Sto bene. Gli piace stare lì, ama il suo lavoro. Voglio dire, abbiamo provato a far funzionare la storia, ma... sappiamo entrambi che è arrivato il momento di andare avanti, quindi sto bene. È il momento di un buon bicchiere di vino. Sì, per favore. Che hai cucinato? C'è un odore fantastico. Abbiamo una bella bistecca Kobe, pomodori secchi come piacciono a te, funghi della foresta nera, cipolle Vidalia, sale marino kosher. Wow, come ha fatto Rebecca a cacciarti di casa? Oh mio Dio, è Brendan! Ah, che ci fa lì? Ora vediamo. Ah, sembra che abbia fatto qualcosa di... È il mio progetto. Che cosa? Il mio progetto! Come ha fatto a prenderlo? Beh, non può essere che l'abbia fatto anche lui. Ma no, ho passato 3 anni e centinaia di ore su questo lavoro. Voglio dire, Brendan ha più anzianità di me, ma io sono un ingegnere migliore. Beh, l'articolo dice che l'ha sviluppato da solo. È impossibile, l'avrei saputo. Ci hai lavorato dal computer dell'ufficio? Può darsi che l'abbia visto lì. No, non sono così stupida da lavorare ai miei progetti in ufficio. E allora Brendan o qualcun altro sarà entrato nel tuo computer. Io non me ne intendo, ma so che gli hacker riescono ad accedervi facilmente. È terribile. Avrà già richiesto il brevetto. Richiesto non significa approvato. Perché avrebbe dovuto farlo? Non lo so. È una svolta importante per lui. Farà carriera, ma... Ma siamo colleghi, è immorale comportarsi così. Beh, può capitare. Che cosa devo fare? Partiamo dal fatto che sei più intelligente di lui, altrimenti non te l'avrebbe rubato. È lui che dirige la società? No. E chi? Howard Lonsdale. Ok, noi chiediamo un appuntamento a Lonsdale con Brendan presente. Ci confrontiamo con lui e vediamo come reagisce. Noi? Ti serve un avvocato? Non puoi. Cioè, devi spostarti in un nuovo appartamento. Sei già pieno di lavoro. Non posso chiederti... Il mio nuovo appartamento può attendere. Non sono così impegnato da non poter aiutare mia sorella. Dimentico i compleanni, ma quando serve ci sono. E non ti costerà un centesimo. Grazie. Scherzi. Tu faresti di tutto e di più per me. Faremo di tutto, ma non credo che si possa... Signor Lonsdale, sono Stephen Collier, molto piacere. Piacere di conoscerla. Amanda. Signor Collier, Amanda, lui è Kevin McKenessy. Salve. Il consulente legale della Criterion. Come va? E lei deve essere Brendan Kavanaugh. Possiamo cominciare. Sedetevi pure.
Quindi, in breve, ho un documento dettagliato che attesta la genesi del mio progetto, la ricerca che supporta il suo sviluppo e anche diversi stadi del lavoro che prende forma e risale a 3 anni fa. Questo progetto è mio, soltanto mio. Brenda? Sono colpito. Che vuole dire? Beh, Amanda, sei arrivata al punto di documentare qualcosa di non sopportabile. Perché non sopportabile? Quando mi è venuta l'idea di un nuovo schermo protettivo... Tu non hai avuto nessuna idea, io l'ho avuta. Ho chiesto ad Amanda di aiutarmi nella ricerca e lei è stata di aiuto. Sono stata di aiuto. Va avanti, Brendan. Grazie. Come stavo dicendo, è stata di aiuto nei limiti delle sue capacità, ma arrivati alla parte importante, in qualità di ingegnere senior, ho preso il sopravvento. Ciò che lei vi sta mostrando è semplicemente un prodotto che ha preservato. Un prodotto Lonsdale. Qualcun altro ha lavorato a questo progetto interno, oltre alla mia cliente? Sì, Elise Shane. Elise? Non mi ha mai detto nulla. Lei era al corrente del progetto, signor Lonsdale? Sì, l'ho saputo quando il signor Cavanaugh ha preparato la domanda per la pubblicazione. Ma fino a quel momento? No, ma non è così insolito. I nostri ingegneri senior hanno completa libertà di sviluppare i loro progetti. Quello che non capisco, signor Cavanaugh, è questo. Se fosse un progetto Lonsdale, come mai non ci sono tracce dei file sul server che la mia cliente usa in ufficio? Ne assicuro. Non ci sono. Perché non diamo un'occhiata? Certo. Ecco, Amanda, può accedere al suo terminale da qui. Tutti i progetti a cui ho lavorato per la Lonsdale sono su questi file. E se Brendan vuole guardare, non troverà alcuna traccia dei miei progetti personali qui. Prego. La cosa più semplice è fare la ricerca in progetto schermo protettivo. Stai perdendo il tuo tempo, non troverai nulla. Lo scopriremo presto, tranquilla. Non ho mai lavorato al progetto alla Lonsdale. Eccoci. Questa deve essere la cartella principale. Ecco. Io non ho messo quei file qui. È stato lui. Dobbiamo risolvere questa faccenda. Lo faremo, in tribunale. Nel frattempo, la mia cliente si assenterà dall'azienda per un po'. Prendiamo le tue cose, ce ne andiamo. Ehi, Brendan, se questo progetto è tuo, gli hai detto del difetto? Che difetto? Poiché allora non c'erano brevetti, Da Vinci proteggeva il suo lavoro inserendo un difetto nel progetto. Quindi, se qualcuno l'avesse rubato, il progetto eseguito avrebbe fallito. Anche io ne ho messo uno. L'hai già trovato? Se la Criterion va avanti con il progetto, spenderete una fortuna su motori che non funzionano e rischierete di far schiantare diversi aerei durante il collaudo. Signori? Ehi, che sta succedendo? Hai lavorato per Brendan su un nuovo progetto di schermo protettivo? Sì. Ti ha detto che l'idea era sua? Non me lo ricordo, l'ho dato per scontato, ma perché? Qual è il problema? Non ti fidare di lui. Dammi retta. Non ti fidare. C'è davvero un difetto nel progetto? Brendan, che cosa succede? Perché Amanda è così arrabbiata? Ne parliamo più tardi. Dirà la verità? Non lo so. Amanda è un ottimo ingegnere,
Ma anche Brendan lo è. Beh, se non mente, nel progetto c'è un difetto, abbiamo un problema. Lo so. Dirò al signor Broderick di far controllare quel progetto dagli ingegneri senior della Criterion. Sarà il caso. Appena si calmerà, la faremo venire qui. Se il progetto è suo, stipuleremo un accordo. Non posso permettere che Brendan la passi liscia. Come fa a essere a posto con se stesso pensando a quello che ha fatto? Razionalizzare o negare? Nei tribunali lo vediamo in continuazione. Stupratori che danno la colpa alla vittima, assassini convinti che non hanno fatto nulla. Ho visto tanta gente cattiva. E sai una cosa? Brendan è proprio come loro. Beh, non si arrenderà. Qual è la prossima mossa? Innanzitutto facciamo causa alla Criterion domattina. Ma l'onere della prova è su di loro. Cercheranno in ogni modo di evitare il processo. Che cosa vorranno? Credo che ti faranno un'offerta per chiudere questa faccenda velocemente. Non mi importa dell'offerta, è il mio progetto e che io sia maledetta se me lo lascerò soffiare da Brendan. Volevo sentire questo. Il mio studio. Oh mio Dio. L'hard disk. Hai fatto una copia, vero? La copia era qui. Oh, maledizione. Va bene, è tutto memorizzato su un sito web sicuro. Dobbiamo tenere i tuoi documenti scritti a mano in un posto sicuro, non qui. Vado a parlare con lui. Con chi? Con Brendan. Non è una buona idea. Deve sapere che non può farla franca così. Amanda, non farlo. Potrebbe compromettere il processo. Prova a fermarmi. Amanda. Che cosa vuoi? Ti sei introdotto in casa mia! Calmati! Io sono calma. Ti assicuro che lo sono, meglio che tu non mi veda quando sono arrabbiata. Cosa vuoi? Voglio sapere perché mi hai derubata e perché hai mentito ad Howard. Chi ti credi di essere? Sei un membro del team molto giovane, ti ho presa dalla scuola. Siamo un gruppo, lavoriamo insieme. E hai avuto l'arroganza di sviluppare qualcosa per conto tuo. Grazie, grazie di aver ammesso che io ho creato quel progetto. Perfetto, è speciale, è bellissimo, rivoluzionerà l'industria e l'ho ideato io! Ti ho insegnato tutto. E come avresti fatto? Forse ho suggerito l'idea di un nuovo schermo protettivo. Sei una delusione. Mi merito questa creazione. Ma non l'hai creato tu e lo sai molto bene! Beh, se intendi dimostrare questa teoria, dovrai farlo in tribunale. Non ti preoccupare, lo farò. Se vuoi giocare alla vittima, fa pure. Nessuno ti prenderà sul serio. Stavo per venire a cercarti. No. Lascia fare a me. Sono esperto. Ho denunciato il furto con Scasso. Grazie. Allora, com'è andata con Brendan? Credo sia andata bene. Sì. In pratica ha ammesso di aver rubato il mio progetto, anche se ha detto che dovrò dimostrarlo. Puoi dirlo, eh? Dire cosa? Te l'avevo detto. Sapevi già che andando da lui non avrei ottenuto nulla. Amanda, sono il tuo avvocato, è il mio lavoro e vorrei proteggerti anche da te stessa. L'ho già vista quell'espressione sul tuo viso. Sapevo che non c'era modo di fermarti. Non l'ho fatto per i soldi. Né tantomeno per avere un riconoscimento. L'ho fatto perché papà non ha potuto vedere quello che sono diventata.
Volevo creare qualcosa che lo rendesse fiero di me. L'ho fatto per lui e ora mi accusano di volermi prendere il merito dell'idea di un altro. Devo dormire. Mi dispiace. Aspetta. Ciao Asher. Ciao Sanders. Che cosa abbiamo? Ora del decesso? In attesa di conferma, ieri notte presto. Ha 4 ferite d'arma da fuoco. Sì, hanno trovato i bossoli vicino alla porta. Calibro 45, colpi ravvicinati. Chi era? Brendan Keveno, era un ingegnere aeronautico. Viveva solo? Sì, la fidanzata veniva occasionalmente. Chi l'ha trovato? Un vicino, ha notato la porta di Keveno aperta mentre usciva. Si sa chi è la fidanzata? No, non c'è un nome. È stata solo vista. Segni di colluttazione? No, nessun segno di effrazione. Sembra che nell'appartamento non sia stato toccato nulla. Sarà caduto in un'imboscata aprendo a qualcuno. Così sembra. Lo conosceva? Brendan lavorava in azienda da 14 anni. Era un impiegato modello e un amico. Ci dispiace. Le prove dimostrano che il signor Keveno conosceva l'aggressore. Oh. Sappiamo che aveva una relazione con una donna, sa chi è? No. La vita privata di Brendan era... Beh, non mi riguardava. Il signor Keveno aveva qualche nemico? Qualcuno che poteva avercela con lui? No, non proprio. Non proprio? Beh, di recente era nata una situazione in azienda tra Brendan e un'altra impiegata. Di chi si trattava? Una disputa sul copyright di un progetto. Una disputa? L'impiegata afferma che Brendan gliel'abbia rubato. Ed è grave la questione? Direi molto. Il brevetto in questione vale centinaia di milioni di dollari. Ah. Signora Collier? Sì, posso aiutarvi? Detective Asher, lui è il detective Sanders. Le possiamo parlare? Ah, prego, accomodatevi. Grazie. Salve. C'è qualcosa che non va? Voglio dire, va tutto bene? Sono spiacente di informarla che un suo collega è stato assassinato la scorsa notte. Assassinato? Chi? Mi scusi, lei chi è? Sono Steven Collier, suo fratello. Steven, loro sono il detective Asher e il detective Sanders. Chi è stato assassinato? Brendan Keveno. Oh mio Dio. Prego, sedetevi. Avete detto la scorsa notte? Perché io l'ho visto ieri sera, erano circa le 7. L'ha visto dove? A casa sua. Amanda. Che ci faceva nel suo appartamento? Volevo parlargli, perché si è appropriato di uno dei miei progetti affermando che era il suo. In qualità di avvocato della signora Collier, vorrei che non dicesse altro. Avvocato? Non è suo fratello? Anche. Non ho problemi a parlare, non ho nulla da nascondere. Ha detto di averlo visto intorno alle 7. Quanto tempo è stata lì? Un paio di minuti. Era solo? Sì, credo di sì. E dopo dove è andata? Sono tornata qui. Posso confermarlo? E lei, signor Collier? Era a casa del signor Keveno la scorsa notte? È a casa sua? No. Signora Collier, lei possiede un'arma da fuoco? Sì, in realtà ce l'ho. È qui? Sì, nell'altra stanza. Prego. Eh,
È proprio lì, in una custodia. Era di nostro padre, l'ho ereditata insieme alla casa. Ma dov'è? C'è stata un'intrusione qui ieri, ho fatto denuncia. Ha dichiarato la scomparsa della pistola? Beh, no, perché non lo sapevamo. E che arma era? Una 45. Che altro hanno preso? Tutti gli hard disk e i backup del mio computer. È successo prima o dopo aver incontrato il signor Kavanaugh? Prima. Ho pensato che fosse stato Brendan a entrare a casa mia e a rubarmi gli hard disk. Ecco perché sono andata da lui. Ok, sapete abbastanza. La mia cliente non risponderà a ulteriori domande. Va bene. Ma ci sono delle indagini in corso. Non lasciate la città. Tutti e due. Posso prenderla? Non senza un mandato. Va bene. Solo una cosa. Il signor Kavanaugh vedeva qualcuno, una donna. Sapete chi è? Ho detto basta con le domande. Prego. Ti ricordi quando sono andata al mio primo ballo con Dave Miller? Lo ricordo e come. Avrei dovuto prenderlo a calci nel sedere. Sì, era un bastardo, ma era anche un tuo amico. Ti ricordi che cosa mi hai detto quando mi hai portato a casa? Qualcosa di molto profondo, immagino. Hai detto non importa chi è lui. Quello che conta per me è che sei mia sorella e io ti proteggerò, costi quello che costi. Dove vuoi arrivare? Sei uscito ieri sera dopo che sono andata a letto. Mi stai chiedendo se ho ucciso Brendan? No. No. E tu mi chiederai se l'ho ucciso io? No, sono il tuo avvocato, non faccio queste domande. Non sono... Lo so, non sei stata tu. Sono anche tuo fratello, ti conosco bene, so che non lo faresti. Mi dispiace. No. Non ci sto con la testa. Inversione di spinta a flusso diretto. Abbiamo parlato con esperti dell'aeronautica. Sembra che sia un progetto innovativo. E vale milioni. Anche se tecnicamente il progetto viene ceduto a terzi, non è insolito per l'ingegnere che lo brevetta prendere una parte dei diritti. La signora Collier afferma che il progetto è suo e voleva fare causa a Kavanaugh per il diritto di proprietà. È un movente. 29 anni, single, laureata presso l'MIT, dove ha studiato aerodinamica, la scienza dei materiali, l'avionica e la propulsione. Risultati accademici? La migliore della classe. All'MIT? È significativo. È stata subito impiegata alla società aeronautica Lonsdale. L'ha assunta Kavanaugh. D'accordo. Allora, abbiamo motivo di sospettare che la vittima conoscesse il suo assassino. E dal fatto che abbia sparato a distanza ravvicinata, si evince un forte legame con la vittima. Odio o amore che sia. La signora Collier aveva un movente. E ammette di aver visto Kavanaugh la sera del delitto. Ma lui aveva una relazione e finché non scopriamo chi è, non possiamo escluderla come possibile sospettata. Non c'è l'arma del delitto. Non ancora. Cercatela. Il signor Collier non c'è? Doveva essere in tribunale, quindi registrerò la conversazione. Certo, avrei fatto lo stesso. Come sta Amanda? Sono stata meglio. Capisco. La morte di Brendan. Stento ancora a crederci. Di che cosa voleva parlarmi, Howard? Mi ha fatto male vedere lei e Brendan litigare per quel progetto. Mi piace pensare all'aeronautica Lonsdale come a una famiglia. Anche perché porta il mio nome. Concordo. Per questo quello che ha fatto Brendan mi ha devastato. Sì, ma so già come prenderà quello che sto per dirle. Ma vede, ora che Brendan non c'è più, speravo di arrivare ad un accordo reciprocamente soddisfacente in merito al progetto. Che genere di accordo? La Criterion vorrebbe coattribuirle il progetto. Coattribuirmi? Insieme al signor Kavanaugh. Perché non soltanto a me?
Perché il signor Kevin ha già presentato il progetto. Legalmente questo complica le cose. Quindi io dovrei rinunciare a metà della paternità su qualcosa che ho creato io? Sì, ma avrebbe ottimi profitti. E potremmo lasciarci questa brutta storia alle spalle. Così la Criterion e la Lonsdale eviterebbero la pubblicità negativa di un'azione legale prolungata. Faccio gli interessi della società e il mio lavoro. Allora c'è la questione del difetto. Gli ingegneri della Criterion li avrete messi al corrente, no? Sono riusciti a trovarlo? No. D'accordo. Vi chiedo solo una cosa. Parliamoci chiaramente, senza mezzi termini. Voi non volete riportarmi sul progetto perché è la cosa giusta da fare, ma perché avete bisogno di me. Se davvero vi interessa lasciare questa brutta storia alle spalle, attribuite a me, e soltanto a me, quello che io ho creato. Lei è un avvocato. Se ci sono complicazioni legali con la presentazione di Brendan, le risolva. E quando avrà fatto, me lo faccia sapere. E discuteremo su come concludere la questione e farmi risalire a bordo. Ci vediamo, Howard. Elise. Vieni. Come stai? E come vuoi che stia? Mi dispiace tanto per Brendan. Chi può aver fatto una cosa del genere? Non lo so. Sei stata tu? Elise, certo che no. Mi dispiace, d'accordo? Io non so che cosa fare. La polizia ti ha interrogata? La polizia? Vuoi dire che non sanno che tu e Brendan stavate insieme? No! E oltre a te non lo sa nessun altro. Ti prego, non dire nulla. Elise... Per favore. Benvenuto, com'è andato il volo? Tutto bene, Kevin. Allora, a che punto siamo con il progetto? Amanda Collier non vuole collaborare, quindi andiamo incontro a un processo. Chi è il suo avvocato? Suo fratello, Stephen Collier, è difensore d'ufficio. La sua reputazione? È duro, tenace. Ha spesso a che fare con clienti difficili, ma a quanto pare riesce sempre bene. Ha qualche esperienza con le cause civili? No, che io sappia no. Bene, allora dovrà contare solo sulle sue forze. E riguardo al difetto dichiarato, la signora Collier dice la verità? Ancora non lo sappiamo. Se ci citasse in giudizio, il processo potrebbe durare mesi, anni. Durante questo periodo non potremo implementare un nuovo progetto. Evitiamo la citazione. Facciamoci dire il difetto. Sarebbe come ammettere che il progetto è suo. Giusto. Lasciamo aperta la trattativa. E speriamo che cambi idea. Bene. Abbiamo trovato l'arma. Dove? Nel vicolo accanto all'edificio di Kevin. L'avevamo setacciato in lungo e in largo. Sì, ma non ero convinto. Abbiamo guardato ancora e l'abbiamo trovata. Dimmi che ha un numero seriale. Ti ho portato un tè. Grazie. Dovresti fare una pausa. No, non ora. È quello che ho sempre voluto. Sul serio, fin da quando ero piccola. Davvero? Sì. Voglio dire, ha fatto un atterraggio troppo lungo. Se fosse riuscito a rallentare l'aereo di pochi nodi. Aspettiamo qualcuno? Io no. Detective Asher, apra la porta. Amanda Collier è in arresto per l'omicidio di Brendan Kavanaugh. Aspettate un momento. Hai il diritto di restare in silenzio. Qualsiasi cosa dirà potrà essere usata contro non di lei durante nulla. Il processo. Hai ti il seguo, Amanda. Di parlare con un avvocato. Se non può permettersi un avvocato, gliene verrà segnato. Stephen Collier per la difesa, vostro onore. La mia cliente si dichiara non colpevole. E dal momento che è incensurata e non costituisce un pericolo per la società, chiediamo la libertà provvisoria. Collier, qualche legame? Sì, è mia sorella, vostro onore. Capisco. La posizione della controparte? Si tratta di un omicidio brutale, vostro onore.
L'accusa ha prove schiaccianti che fanno riferimento all'imputata. Data la gravità del crimine, lo Stato richiede la detenzione cautelare. Autorizzo la cauzione di $500,000. Dovrai vendere la casa, ma sei libera. Quindi hanno un movente, l'opportunità e l'arma del delitto registrata a tuo nome con le tue impronte sopra. Ma nessun testimone. E tu puoi confermare che ero a casa prima dell'omicidio. Ma l'ora del decesso, come ogni altra prova, è a libera interpretazione. Un buon procuratore, e Ainsworth lo è, troverà un esperto che testimoni che l'ora del decesso risale al momento in cui tu eri a casa di Kevano. E come tuo avvocato e fratello, la mia testimonianza è sospetta. Ainsworth farà di tutto per comprometterla. Qualcuno mi sta incastrando. Lo so, Amanda. Ma chi? E perché? Beh, chi l'avrà ucciso, probabilmente. Possiamo farcela. Mi piace pensare che la verità vince sempre. Ci riusciremo, vero? Rabbia narcisistica. Ora, ascolterete un testimone dell'accusa che ve lo saprà spiegare meglio di me, ma essenzialmente accade quando l'orgoglio, l'ego e la visione esaltata che uno ha di sé prendono il sopravvento sulla decenza e sulla morale. Adesso l'accusa dimostrerà che Amanda Collier, presa da rabbia narcisistica, ha ammazzato Brendan Kevano con premeditazione. Opportunità. Forse. Ho l'opportunità adesso di versare quest'acqua sul grembo del procuratore. Ma non vuol dire che lo farò. L'arma del delitto. Test balistici hanno stabilito che la prova che vi verrà mostrata, una pistola calibro 45, è stata usata per l'omicidio. Non contesteremo il fatto che sono state trovate sopra le impronte della mia cliente, perché è ovvio che ci siano. È sua. Legalmente. Quello che l'accusa non può dimostrare, ad ogni modo, è che l'imputata abbia usato quella pistola la notte in questione. Perché non l'ha fatto. E avete già sentito quello che l'accusa presenterà? In termini di movente. Il narcisismo è un disturbo mentale che deriva dall'orgoglio. La rabbia narcisistica avviene quando qualcosa o qualcuno impedisce a un individuo di realizzare le proprie ambizioni. Il progetto in questione è stato pensato con un obiettivo specifico da raggiungere per colpire, per attirare l'attenzione. Per eclissare chi è al proprio pari. E se qualcuno avesse ostacolato questo obiettivo? Se qualcuno avesse affermato che il progetto era suo? Se qualcuno ne avesse richiesto i diritti? Attenzione, l'accusa sta deviando il testimone. Tanto per cambiare. Accolta. Le avrebbe rubato tutto. Il suo passato, il suo futuro, il suo lavoro. Il sogno di una vita. Le conseguenze? Obiezione, chiede una conclusione al testimone. Accolta. Potevano essere Obiezione! Fatali. Accolta, procuratore Ainsworth. Nessun'altra domanda. A lei il testimone, avvocato Collier. È mai stato derubato, dottore? Mi scusi? È mai stato derubato? Una volta un uomo mi ha aggredito. E l'ha ucciso? Certo che no. Io non possiedo un'arma. Ma se avesse avuto un'arma, l'avrebbe usata per ucciderlo? Per quella somma di denaro? No, certo che no. E per quanto? Che cosa? Quanto avrebbe dovuto rubarle perché lei lo uccidesse? Qual è il suo limite massimo? Non ne ho idea. Davvero? Perché ha detto a questa corte qual era il limite massimo della mia cliente. Conosce bene l'imputata? L'ho ascoltata mentre si preparava al processo. Per quanto tempo? Più o meno un'ora, come da normale consuetudine. Ho anche riguardato le relazioni della polizia. Accidenti. Mi colpisce. Allora, io so che lei è uno psichiatra ministeriale certificato con davvero un'ampia lista di credenziali. Quante volte ha testimoniato in tribunale? Non lo so, diverse volte.
Più di 20? Sì. 50? Ah, potrebbe essere, sì. E sempre sulla questione della rabbia narcisistica? No, in realtà su vari argomenti psichiatrici. In altre parole, la chiamano a testimoniare per qualsiasi causa. Obiezione. Accolta. Quando ho parlato con l'imputata, lei le ha confessato di aver ucciso Brendan Kevenaugh? No. Ha detto che aveva intenzione di farlo? Non gliel'ho chiesto. E cosa le ha chiesto? Ho usato un questionario diagnostico psichiatrico, che viene normalmente usato in giudizio. E non le ha chiesto se ha ucciso Brendan Kevenaugh o se ne ha avuto intenzione? No. E allora con quale autorità riesce a vedere il suo limite massimo? Non sa neanche qual è il suo, dottore. Forse lei non si è mai fatto il questionario. Obiezione. Nessun'altra domanda. Sei stato bravo. Non esserne così sorpresa. Quindi è buono per noi, giusto? Lo spero. Dove andiamo? Nel mio ufficio. Voglio prendere i documenti della causa contro la Criterion. Potrebbero servirci domani. Mm-hmm. Ah! Togliti! Ah! Ah! Hai preso le mie note scritte a mano? No, sono in cassaforte, ma sono sicuro che cercasse proprio quelle. Dobbiamo sporgere denunce. Dopo, ora non ho tempo. Devo andare alla Criterion per notificare la causa. Ci vediamo a casa. Va bene. Scusi. Amanda Collier? Ci conosciamo? Mi chiamo Mason Kevenaugh. Kevenaugh? Brendan era mio fratello. E lei l'ha ucciso. No, non sono stata io. Suo fratello è molto bravo nel suo lavoro. Forse fregherà la giuria, ma non fregherà me. Ci sono molti modi in cui si può fare giustizia. Io vi terrò d'occhio, entrambi. Salve, sono Steven. Lasciate un messaggio, vi richiamerò prima possibile. Steven, chiamami appena senti il messaggio. Finalmente. Scusa, ho sentito il messaggio, ma avevo il cellulare scarico. Ho consegnato i documenti, siamo ufficialmente in causa con la Criterion. Che succede? Ascoltami, ho scoperto che Brendan aveva un fratello, ha seguito il processo e dopo che io e te ci siamo salutati, mi ha affrontata. Che vuol dire mi ha affrontata? Mi ha detto, so che hai ucciso mio fratello e io ti tengo d'occhio. Una cosa del genere. Credi che sia lui ad aver fatto irruzione nel mio ufficio? Non lo so. Ok, mi farai vedere chi è e mi assicurerò che gli agenti di servizio lo controllino. Va bene. Ok, a dopo. Ciao. Grazie per averci chiamati. A quanto pare fa parte della vostra indagine. Credi che questo incidente sia collegato con il processo? Non è stato un incidente. Vedi segni di sbandate? No. Gli hanno tagliato la strada accelerando da dietro la siepe fino al punto d'impatto. E poi sono scappati. Grazie. Grazie. Ecco a lei, dottore. Sì, prego. Signora Collier, scusi il disturbo. Non si preoccupi. Come sta? Il dottore dice che si riprenderà. Ha subito una commozione cerebrale e ha la caviglia rotta, ma niente ferite interne. È stato fortunato? Sì, decisamente. Che cosa ci fate qui?
L'indagine preliminare indica che non si è trattato di un incidente. Qualcuno gli è andato addosso di proposito. Che cosa? Chi? Beh, ha qualche idea? No, non saprei. Rappresenta tante persone pericolose, ma loro sono dalla sua parte. Le loro vittime, no? Bisogna rivedere tutto il caso. Certo. Aspettate, no. C'era qualcuno ieri al processo. Si chiama Mason Cavanaugh, è il fratello di Brendan. Mi ha minacciata. L'ha denunciato al procuratore? Steven l'avrebbe fatto oggi. In che modo l'ha minacciata? Ha detto che Steven stava fregando la giuria inducendola a pensare che sono innocente, ma che non avrebbe convinto lui. Ma perché avrebbe voluto ucciderlo? Per evitare che la difenda in tribunale? Beh, bisogna indagare. Se le viene in mente qualcun altro, mi chiami. Puoi venire da me stasera, dobbiamo parlare. Grazie di essere venuta. Figurati. Sono stata così egoista. Ero ossessionata dal dover nascondere la mia relazione con Brendan. Mi vergogno di me stessa, Amanda. Lo capisco. Non volevi perdere il lavoro. Non è solo questo. Ero qui, Amanda. Sola. La notte che Brendan è stato ucciso. Non ho alcun alibi. Ci sono le mie impronte, il mio DNA in quella casa. Sono la probabile fidanzata mollata. Anch'io potevo avere un movente, questo ti avrebbe aiutata. Senti, io non mi sono comportata meglio di te. Ho detto a Steven di te, Brendan, e ti chiamerà per farti testimoniare in tribunale. Certo, dovevi farlo. Rischi di finire i tuoi giorni in prigione. Ma non è questa la cosa peggiore. Cioè? Brendan aveva un socio. Un socio in cosa? Nel progetto e anche nel brevetto. Non capisco. Non intendeva dividere i proventi con la Criterion. Prima che uscisse quell'articolo, si era già assicurato un brevetto. C'era qualcuno che lo aiutava. Chi? Non lo so. Naturalmente qualcuno esterno alla società. Ok, ma perché io lo devo sapere? Credo che Brendan volesse imbrogliare il socio. Volesse tagliarlo fuori dall'affare. Una sera ero da Brendan e mi sono svegliata nel bel mezzo della notte e lui non era a letto accanto a me. Capisco, ma l'assegnazione unica è strategica. Non sono riuscita a capire con precisione di cosa stessero parlando, ma lui si stava difendendo. Diceva frasi tipo «L'assegnazione unica è strategica, lo risolviamo più avanti». Capito, lo risolviamo più. Sembrava molto teso e dalle risposte che dava ho avuto la sensazione che la persona con la quale stesse parlando fosse fuori di testa. E poi qualche sera dopo è stato ammazzato. D'accordo, quindi pensi che sia stato questo socio ad uccidere Brendan? È possibile. Devi dirlo alla polizia. Volevo dirlo prima a te. In caso potessi aiutare Steven a difenderti. Avrei dovuto dirtelo tanto tempo fa. Potrai mai perdonarmi? Ma certo, Elise. Grazie. Thank you.
Detective Asher. Detective, sono Amanda Collier. Signora Collier, posso aiutarla? Credo che mi stiano seguendo. Dove si trova? Sono vicino a, al Prudential Center. Dove sta andando? A casa. D'accordo, continui a guidare. Non faccia nulla che desti i sospetti. Arrivo subito. Ok, grazie. Sulla macchina. Fermo. Allora, Mason Cavanaugh da Milwaukee. Che ci fa a Boston? La prossima volta ci chiami, ok? D'accordo. Allora? Fa il poliziotto a Milwaukee e per questo ha un'arma da fuoco. Ok, perché mi perseguita? Dice di no, vuole solo controllarla. La sua auto non è danneggiata e ha un alibi per la notte in cui suo fratello ha subito l'incidente. Sì? Dov'era? Prendeva un drink con uno dei nostri agenti. Hanno fatto l'accademia insieme. D'accordo, ma è legale secondo lei il fatto che mi segua, che mi spii? È un po' strano, ma gli abbiamo detto di tenersi a distanza. Ma non lo arresterete perché è uno di voi? Signora Collier, Amanda, so che per lei è una situazione difficile, ma ha pensato che forse lo è anche per lui. Il fratello è stato ucciso. Senta, io non sono il nemico. Voglio solo cercare di risalire alla verità. Le dispiace dirmi che ci faceva stasera vicino al Prudential Center? Stavo da un'amica, Elise Shane. Elise Shane? Sì, anche lei lavora per la Lonsdale e, a dire il vero, ha delle informazioni che dovrà comunicarvi. Che c'è? Ho ricevuto un messaggio dalla centrale poco fa. Brutte notizie. Asher, guarda cosa ho trovato. Ah, l'avrà perso. Magari le è caduto prima che si buttasse. Non credo si sia buttata. I segni sono deboli, ma per me l'hanno trascinata. Allora dico alla scientifica di guardare meglio. Ok. Signora Collier, Detective Asher, una domanda. Quando sono entrati a casa sua, hanno preso dei gioielli? Tu controlla qui. E tu la finestra. Uh-huh.
Sono morto. Direi di no. Posso fare qualcosa per lei, signor Collier? Dipende dagli impegni che ha dopo il suo turno. Ne parliamo dopo. D'accordo. Medico nella stanza 19. Ripeto, medico nella stanza 19. Allora, ti ha lasciato il numero? Non ancora, ma lo farà. Mi sembra che tu ti senta meglio. Non ricordo bene cos'è successo, ma dicono che sono fortunato. Sì, ti è andata meglio che alla tua moto. Ne prenderò un'altra. Ok, è successo qualcosa. Sputa il rospo. È morta Elise ieri. È caduta dal balcone. Ero con lei mezz'ora prima che accadesse. Oh, Amanda, è terribile. Ma stava male, era depressa? No, voglio dire, era triste, era molto triste, ma non credo che si sia suicidata, e neanche i detective. Pensano sia stata uccisa. E hanno trovato un orecchino, mio, proprio accanto al balcone. Quindi, aspetta, ti stanno accusando di un altro omicidio? No, stavolta non possono accusarmi di niente, perché ero con la polizia quando è successo. Con chi eri, scusa? È una lunga storia. In pratica, vogliono suggerire al procuratore Ainsworth di far decadere le accuse contro di me. E lui acconsentirà? Vedremo. Allora non c'è tempo da perdere. Chiedi udienza davanti al giudice Meters se prima possibile. Non finché sei qui dentro. Ma ci vorranno ancora giorni. Non importa, il processo è fermo finché non vieni dimesso. No, dobbiamo farlo adesso. Hai il registratore con te? Sì. Formulo un'istanza di revoca della misura cautelare emessa nei tuoi confronti. D'accordo. Procuratore? Apprezzo il fatto che i detective Asher e Sanders abbiano un'idea sui fatti che riguardano la morte di Elise Shane, ma quei fatti non sono connessi a questo caso. Questo non è vero, vostro onore. È la stessa faccenda, è l'ennesimo tentativo di accusarmi di un crimine che non ho commesso. Come si afferma nella sua istanza? Credo che Elise avesse delle prove per sostenere la mia difesa. Prove per sentito dire che sono ancora del tutto ignote all'accusa. Penso che Elise sia stata uccisa da qualcuno che non voleva che testimoniasse, la stessa persona che ha provato a uccidere mio fratello. Questo si avvicina alla finzione, signora Collier. E questo commento è inappropriato, procuratore Ainsworth. È difficile e fantasioso pensare che ci sia una connessione tra un'aggressione all'avvocato della signora Collier, i dubbi sulla morte di una possibile testimone e i fatti di questo caso. Ad ogni modo, se c'è un collegamento, per ora ci è sconosciuto. E finché sarà così, io reputo che il processo debba andare avanti. Ma non prima che l'avvocato della signora Collier sarà in grado di tornare in tribunale. Grazie. Aspetti! Perché sta facendo così? Mi scusi? Persino i detective che mi hanno arrestata credono nella mia innocenza. Perché lei no? Perché tutto mi dice che lei è colpevole. Proveremo che ha torto. Si vedrà. A Rosa. Chi? Rosa è l'angelo che si è preso cura di me in ospedale. Ah. Il suo sogno era fare l'infermiera, non è mai stata sposata. Crede che io sia l'uomo più affascinante che abbia mai incontrato e quando tornerò a guidare la inviterò a uscire. È divertente il destino, no? Alla fine dovrai anche ringraziare la persona che ti ha tagliato la strada. È vero. A papà. A papà. E ora dobbiamo vincere. Sì.
signor McNessy, era presente quando la signora Collier si è confrontata con il signor Kavanaugh? Sì, eravamo negli uffici della Lonsdale. A che titolo era lì? Consulente legale della Criterion. La Criterion è consociata della Lonsdale? Sì, è corretto. Ci può dire com'è andata? L'atmosfera era piuttosto calda. La signora Collier era irremovibile sulla paternità del progetto e ha accusato il signor Kavanaugh di averglielo rubato. Si è fatto un'opinione sul perché delle sue accuse? No. Obiezione. Ma... l'opinione del testimone è irrilevante. Respinta. Prosegua pure. Le dichiarazioni del signor Kavanaugh non erano molto convincenti. Vale a dire? La signora Collier aveva documenti che tracciavano il percorso del suo lavoro sul progetto. Il signor Kavanaugh non aveva nulla che lo dimostrasse. Sa che qualsiasi lavoro fatto alla Lonsdale è di proprietà della stessa? Sì, lo so. Sì, certo. Lei è il consulente legale interno. Quindi, anche se la signora Collier avesse lavorato a una parte del progetto, il signor Kavanaugh, in quanto ingegnere senior, aveva il diritto di dichiarare la paternità sul progetto. Sì, ma non si spiega la mancanza di documentazione, che è il motivo per cui la Criterion ha offerto alla signora Collier di condividere la paternità. E cosa ha risposto? Non ha accettato. La motivazione? Il lavoro era suo e non voleva dividerlo con nessuno. Parlando di quella giornata, lei ha affermato che l'incontro è stato un po' acceso. La signora Collier ha mai minacciato il signor Kavanaugh? Ha parlato di azioni legali. Quindi non ha mai detto qualcosa tipo me la pagherai oppure ti ammazzo? Obiezione, sta deviando il testimone. Accolta. La signora Collier ha minacciato il signor Kavanaugh di qualcos'altro oltre a un'azione legale? No. È tutto. Vado, devo fermarlo. Signor McNessy, le dispiace se le parlo un minuto? Speravo di poterla informare su qualcosa e magari anche chiederle un aiuto, se è possibile. Sì, 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 certo. Ma ora ho un appuntamento urgente. Perché non mi chiama più tardi? Certo. Dopo le 7. C'è il modo di poterla incontrare di persona? È una faccenda delicata. Va bene. Conosce Dunphy a Boston Sud? Sì, lo conosco. 7:30? Perfetto. D'accordo. Vedo l'ora di cucinare di nuovo. Sì, allora siamo in due. Io vado, ma non dovrei tornare tardi. Beh, chiamami se ti dice qualcosa di importante. Lo farò. Signor McNessy. Salve. Credo che dovremo posticipare il nostro incontro. Non ci crederà, ma mi si è fermata l'auto. Oh no, che è successo? Ah, credo che sia la cinghia. Ho chiamato un carro attrezzi, mi hanno detto che ci vorrà un'ora, anche due. Dove si trova? Davanti all'ingresso di Franklin Park. Non è lontano. Perché non mi aspetta lì? È sicura? Ma certo, le faccio compagnia finché non arrivano. Ok, grazie. Sono qui. A dopo. Sono.
Grazie di essere qui. Dovrei ringraziarla io. Per cosa? Beh, prima di tutto per aver testimoniato. Ho giurato di dire la verità e l'ho fatto. E grazie anche di avermi incontrata. È un piacere. Come posso aiutarla? Ho visto Elise Shane la notte in cui è morta. Oh, povera ragazza, si è tolta la vita. In realtà questo deve essere ancora provato. Davvero? Non è ancora venuto fuori, ma era l'amante di Brendan Kavanaugh. Oh, no. Sì. Sapeva che Brendan mi aveva rubato l'idea e mi ha detto che aveva anche un socio in questa cosa. Hanno aiutato Brendan a rubarle il progetto? No, ma c'era una persona che lavorava con lui per sfruttarlo, per procurarsi i brevetti necessari. Ah, ok. Beh, ad ogni modo, io credo che il mondo dell'ingegneria aeronautica sia molto piccolo. Magari lei conosce qualcuno che aiuti le persone a trovare il modo per ottenere un brevetto. Oh, ne conosco molti di questi personaggi. Esatto. Io e Steven ci chiedevamo se lei poteva aiutarci a scoprire chi potrebbe essere. Ne ha parlato con la polizia? Sì, e stanno indagando anche loro, ma vorremmo scoprirlo al più presto, in modo da usarlo per la mia difesa. Capisco. Beh, la polizia dovrebbe vedere le email e i tabulati telefonici di Kavanaugh per scoprire se comunicava con un socio. Giusto, credo che lo stiano già facendo. Anche se sono quasi certo che avrà usato email e cellulari irrintracciabili. Potrebbe essere, ma sarà stato così lungimirante. No, oh, la posta in gioco è alta. E cerchi di fare il possibile per proteggere la tua posizione. Specie se il socio è uno senza scrupoli come Kavanaugh, con una fidanzata nevrotica e patetica come Elisa. Oh, ho fatto bene, perché Brendan ha provato a tagliarmi fuori. E Elise non avrebbe mai tenuto la bocca chiusa. Su, cammina. Mi lasci stare! Alza di nuovo la voce e ti ammazzo, ok? Dedichi una vita intera a una società. E quando arriva il momento di diventare uno di loro, di condividere riconoscimenti che hai contribuito a procurargli, questo non accade. La politica aziendale è cambiata. Ora la nuova regola è non acquisire nuovi soci. Perché lo sta facendo? L'unico modo per fare soldi sicuri in questo business è avere un brevetto. Quindi quando Brendan mi ha detto quello che tu stavi sviluppando, mi è venuto in mente di rubarlo. La prego, metta via la pistola. Io ho procurato il brevetto, ma poi quel piccolo verme ingordo ha fatto ciò che temevo. Si è preso tutto il merito e ha cercato di lasciarmi fuori. Pensava di avere il comando su di me. Per favore, metta via la pistola. Non potevo fare il suo nome, mi sarei esposto anch'io. Sarebbe stata la fine della mia carriera. Che cosa pensava, eh? Che bastava lanciarmi l'osso e mi sarei fatto da parte? Ero stanco degli scarti. Con lui fuori dai piedi e te in prigione, beh, avrei avuto tanto di quel tempo per trovare il modo di assicurarmi il brevetto e godermi i guadagni. Perché sono bravo in quello che faccio. Ma tu hai voluto la guerra, eh? Anche quando ti ho proposto di dividere i profitti. Metà di quella fortuna non ti bastava, la volevi tutta. Ok, troviamo un accordo. E hai messo quel difetto che forse la Criterion non troverà mai. Vuol dire che il mio brevetto non servirà a nulla. Sai una cosa, Amanda? Sei solo tu il difetto. Ma questo problema è molto, molto facile da risolvere. Questo era per Brendan. Tranquilla, tutto bene. Non le farò del male. I poliziotti di Milwaukee sono dei duri. È difficile tenerli a bada. Grazie. Ma come mi ha trovata? Ha messo un dispositivo di rilevamento sul retro della sua macchina. Comunque è imputabile. Vuole denunciarlo? Credo di no. Ha sentito quello che ha detto McNessy e ha capito che è stato lui ad uccidere il fratello. E quindi vuole aiutarla il più possibile. Testimonierà per lei, ma ci saranno molti non lo so e non ho sentito di cui Ainsworth approfitterà. Beh, non me ne preoccupo, perché è tutto qui. Sono diventata molto prudente. Come sa Amanda il brevetto che Brendan Kavanaugh si era procurato per il suo invertitore di spinta a flusso diretto era parte del suo patrimonio che ora è stato ereditato da Mason Kavanaugh, il quale ci ha mandato una lettera in cui afferma che le dichiarazioni del fratello sulla paternità del progetto sono infondate. Usa un linguaggio piuttosto colorito.
Non credo di aver mai visto parole del genere in una lettera formale. No, è la prima volta anche per noi. Come può vedere, sì, richiede di assegnare la completa paternità del progetto ad Amanda. Che è quello che abbiamo fatto. E ovviamente dovrà rivedere la documentazione, avvocato Collier, ma crediamo che i termini di profitto di partecipazione siano comparati agli standard di altre industrie, decisamente generosi. Lo sa, io ho sviluppato quel progetto lontana dal posto di lavoro, signor Broderick, per cui potrei decidere di portarlo altrove. Comprendiamo. Quindi, per incentivarla maggiormente a firmare, la Criterion le vorrebbe offrire di diventare socia. Ma... pensavo che le acquisizioni di nuovi soci fossero bloccate. Non per tutti. E certamente non per ingegneri le cui idee innovative procureranno alla nostra società guadagni enormi. Beh, esaminiamo l'offerta e poi la chiamiamo. Naturalmente abbiamo bisogno che corregga quel difetto sul progetto. Ah, certo. Teniamoci in contatto. Malcolm. A questo punto non fa molta differenza, ma mi dica la verità, Amanda. C'è davvero un difetto nel progetto? Ci vediamo presto. Grazie. Non importa quello che si dice sugli avvocati, tu sei fantastico. Andiamo a festeggiare o torniamo a casa? In realtà mi stanno venendo a prendere, sorellina. No. Mi aiuta a cercare una casa. Lei ancora non lo sa, ma io le chiederò di sposarmi. Sicuro che sia una buona idea? No, è un'idea terribile, ma nulla riuscirà a fermarmi. Beh, se non dice di sì, non sa che si perde. Ciao. Grazie. Ma Steven, sei ancora infortunato. Come dico sempre, io ho preso la bellezza della famiglia e tu il cervello. Andiamo a Emerald City, papà.